Io anch'io faccio, le faccio una domanda ben precisa, visto e considerato quello che è successo questa mattina, visto e considerato che, e lei lo potrà appurare rileggendosi e riguardando come sono andati i lavori d'aula in questi giorni, non c'è stata quell'opposizione che tutti temevano, non c'è stato il muro contro muro anche in questi giorni, in queste ore, mi sembra che i voti siano andati veloci come lei auspicava nella riunione dei capigruppo. Eppure poi alla fine ha deciso di rovinare tutto, ha deciso di rovinare quel accordo non scritto forse, quella situazione, quel gentleman agreement che ci poteva essere anche tra non scritto tra gruppi parlamentari, con un atto abbastanza autoritario, e se dico abbastanza è perché voglio fare il moderato della giornata. Io non posso pensare che lei prima prende una decisione, poi ne prende un'altra, poi in spregio alle regole ne prende un'altra ancora e poi con una capriola, prima fa il canguro, poi fa con una bella capriolona decide di invece di fare un'ulteriore decisione in spregio ancora alle regole. Io l'avevo paragonata l'altro giorno in modo ironico all'arbitro Moreno della famosa partita dell'Italia, confermo quello che dico e purtroppo confermo ancora l'opinione che ho. Però Presidente, io le dico una cosa, quest'Aula, noi per fortuna no, quest'Aula ha votato il senatore Grasso come Presidente del Senato, non ha votato né il senatore Zanda né il senatore Verdini Presidenti del Senato. E di conseguenza, Presidente, lei dovrebbe essere al di sopra delle parti, prendere delle decisioni al di sopra delle parti, indipendentemente da quello che le viene detto dai due partiti del patto del Nazareno. Perché se le riforme devono essere fatte fuori, allora lo diciamo subito. Ci accomodiamo tutti fuori, lasciamo che quest'Aula sia vuota, risparmiamo dei gran soldi e facciamo altro, andiamo a fare altro. Noi crediamo ancora nella democrazia, signor Presidente. Ci crediamo talmente tanto nella democrazia che qualche giorno fa più di 100 parlamentari insieme, con idee diverse, di estrazioni politiche totalmente diverse, che forse condividono l'1% dei pensieri, delle idee, però forse il pensiero di libertà, il pensiero di democrazia, il pensiero di libertà del pensiero, e forse sono forse quelle le uniche cose che ci tengono uniti. Questi parlamentari insieme hanno chiesto audizione al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica non ci ha dato audizione, ci ha fatto parlare con il Segretario Generale. Il Segretario Generale ci racconta che il Presidente della Repubblica è indisposto, per poi vedere il giorno dopo il Presidente della Repubblica che parte per le vacanze, signor Presidente del Senato. E quindi mi chiedo, se io oggi sono indisposto e non posso ricevere tre capigruppo del Senato, domani come faccio a partire per le vacanze? Questo lo dico pubblicamente e lo dico a tutti quei parlamentari che hanno creduto nella bontà di quell'operazione. Oggi come oggi io non ci credo più, non credo più neanche al Presidente della Repubblica che, come il senatore Candiani, ho votato. Lei pensi, e le dico, ero appena stato eletto neo senatore, ero talmente emozionato di far parte di un momento storico della Repubblica Italiana. Avevo anche applaudito il discorso del Presidente della Repubblica. Ero talmente emozionato che lo sapeva il mondo che in quel momento ero lì a votare il Presidente della Repubblica. Oggi come oggi ci troviamo in una situazione veramente imbarazzante, dove anche il Presidente della Repubblica prende posizioni ed non è più neanche lui arbitro imparziale. E questa è una cosa gravissima, gravissima, signor Presidente. Allora, e quindi Presidente mi lasci finire, io le chiedo ufficialmente di prendere una posizione chiara in questo momento, una posizione chiara su quello che le hanno chiesto tutti i capigruppo di minoranza. Deve essere chiaro, Presidente, la richiesta gliela rifaccio io. Ci fa riprendere dalle dichiarazioni di voto per poi votare o no? Sì, no. Se la risposta è sì, bene. Senatore Centinaio, siccome lei è capogruppo,
e fa queste richieste, io convoco immediatamente una conferenza dei capigruppo, così chiariamo queste cose e poi veniamo a dirle qua. Io gliel'ho chiesto qua. La seduta è sospesa ed è convocata una conferenza dei capigruppo, visto che lei parla da capogruppo. Seduta è sospesa.